Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report di febbraio, che arriva l'ultimo giorno del mese, nel mese più corto dell'anno, sarà anch'esso un pochino più stringato perché ci sono solo due cose di cui voglio parlarvi, ma sono importanti. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Alpine from Gardens Space Opera sta subendo un leggerissimo ritardo sull'uscita perché stiamo concertando un'uscita contemporanea di tutte le declinazioni di questo progetto che, come sapete dai report precedenti, riguarda sia il comparto video che il comparto audio musicale. E quindi vogliamo uscire in contemporanea sia con il film che con la colonna sonora originale. E questo vuol dire uscire su più piattaforme diverse. Per quanto riguarda il video, il digital download in DVD e udite udite in VHS addirittura, e per quanto riguarda la musica invece in digital download, in CD, in musicassetta e forse anche in vinile. Quindi sono diverse piattaforme di uscita contemporanea, vuol dire trovare le piattaforme online più affidabili e meno costose per l'utente finale, e vuol dire anche organizzare la produzione e l'invio dei supporti fisici, due dei quali sono anche vetusti. Essendo una cosa così ramificata, c'è bisogno di molta organizzazione, siamo in tre a seguire la cosa e comunque non bastiamo per fare le cose alla velocità che vorremmo, però comunque ecco, ormai il progetto è quasi arrivato alla fine, manca veramente pochissimo, e in più c'è anche da aggiungere il discorso degli spazi museali in cui Alpine verrà esibito e i festival cinematografici ai quali parteciperà. Quindi, oltre ad ottimizzare tutte le piattaforme per poter acquistare Alpine, c'è anche tutto il discorso del mondo espositivo che stiamo seguendo con grande cura, quindi ci vorrà ancora un pochino di tempo, però ecco, ormai ci siamo e ci saranno aggiornamenti a brevissimo. L'altra cosa di cui voglio parlarvi riguarda questo misterioso simbolo che ho pubblicato su Instagram e poi su Facebook e che promette una nuova esperienza in arrivo. Posso annunciare ufficialmente qui che si tratta di un progetto musicale, completamente musicale e anche grafico in qualche modo, che si inserisce nel solco della Vertical Green Productions per motivazioni che racconterò più avanti per evitare spoiler prematuri. Si tratta comunque di un progetto musicale che sto covando da diversi moltissimi anni in realtà e che pesca dal mio retaggio musicale, che iniziò molti molti anni fa quando ero batterista di una band rock progressive, passione questa che poi venne mutuata nella composizione di colonne sonore originali per i miei film. L'ambito musicale mi è sempre interessato molto, questo amore è rifiorito negli ultimi tempi avendo a che fare con la Vertical Green, con molti musicisti per progetti trasversali. E adesso improvvisamente questo sogno nel cassetto di realizzare un album musicale tutto mio sta prendendo corpo anche più velocemente di quanto in realtà mi aspettassi. E quindi all'interno delle produzioni Vertical Green ci sarà spazio in futuro anche per le produzioni musicali pure. Come ho già detto, non voglio rovinarvi la sorpresa, quindi il nome del progetto è ancora segretato. Così come è segretato il motivo per cui si inserisce perfettamente all'interno delle produzioni Vertical Green, posso dirvi però che si tratterà di un album che possiamo definire rock progressive, space rock, rock blues anche, tutto ciò che mi piace ascoltare e che soprattutto mi piace comporre. Sarà un album di musica rock strumentale, quindi non ci saranno parti cantate, e saranno tutti brani che potranno comparire in futuro nelle produzioni Vertical Green, ma perché no, anche nelle produzioni di altri cineasti
cineasti che volessero in qualche modo adottare la mia musica. Vi aggiornerò costantemente su questa nuova linea produttiva, anche perché al momento nei ritagli di tempo, che sono pochissimi, quindi sto facendo le nottate, però nei ritagli di tempo sto lavorando già a diversi brani. Un paio di questi sono già praticamente pronti, hanno bisogno solo di un mastering finale, e quindi il lavoro inaspettatamente sta procedendo molto velocemente, e chissà che nei prossimi mesi già non possa esserci una release in tal senso. Però non prometto niente, ho già promesso molte cose in passato disattendendole per troppo entusiasmo, quindi cerco di mantenere sempre i piedi per terra e di mettere le mani avanti. Arrivati a questo punto, io non ho altri aggiornamenti da darvi. Gli altri progetti, le altre decine di progetti Vertical Green e non solo, stanno procedendo tutti quanti contemporaneamente. Mi scuserete se lo ripeto ogni volta, però essendo da solo e avendo delle giornate di 24 ore e non volendo morire domani mattina, non mi è possibile portare aggiornamenti considerevoli ogni settimana come invece vorrei. Quindi tenete duro, ci saranno sempre aggiornamenti nuovi, come vedete anche in un report così corto. Gli aggiornamenti, a mio parere, interessanti ce ne sono. Nel frattempo vi ringrazio per il supporto continuo, vi invito come sempre a seguire il sito internet e i canali social dove avviene la maggior parte degli annunci e delle anticipazioni riguardanti le nostre produzioni. Vi invito come sempre a visitare lo store online della Vertical Green su Redbubble per farvi e farci un regalo, che è sempre gradito e ci dimostra il supporto che ci date. E grazie ancora per l'attenzione, ci vediamo il prossimo mese. Ciao!